Neemia capitolo 1, verso 1 fino verso 3. Dopo che abbiamo letto, lasciate aperto che guarderemo ancora questi versi. Così dice la parola. Parola di Neemia, figlio di Acalia, nel mese di Chisleu, del 20° anno, mentre mi trovavo nel castello di Susa, Anani, un mio fratello, e alcuni altri uomini arrivano da Giuda. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati, superstiti della deportazione, e riguardo a Gerusalemme. E quelli mi risposero: i superstiti della deportazione sono là nella provincia, in gran miseria e nell'umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. Quando udì queste parole, mi misi seduto, piansi e per molti giorni fui in grande tristezza. Digiunai e pregai davanti al Dio del cielo e disse: O Signore Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e fai misericordia a quelli che ti amano e osservano i suoi comandamenti. Siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera che tuo servo ti rivolge adesso, giorno e notte per i figli di Israele, tuoi servi, confessando i peccati dei figli di Israele, perché abbiamo peccato contro di te. Abbiamo peccato io e la casa di mio padre. Fin qui la parola del Signore. Sapete, noi ci troviamo in un paese, Svizzera, che è colpito veramente dallo stress. Un paese dove abbiamo una vita veramente turbolenta, una vita un po' stressante. Nessuno ha tempo per niente, o come altri dicono, nessuno prende del tempo per niente, perché veniamo riempiti di affari, veniamo riempiti di lavoro, veniamo riempiti delle nostre cose e non abbiamo quasi mai tempo per niente. Questo colpisce tutti noi, anche noi cristiani, non solo il mondo, ma anche la Chiesa. Vieni riempita da questi affari, da questi stress che abbiamo nella società e a volte perdiamo il senso della riflessione, perdiamo il senso della meditazione, perché siamo sempre sotto lo stress, sotto la turbolenza, sotto le preoccupazioni e non ci interessa se alcuni sono un po' meno maturi, altri un po' più maturi, se tu sei più conoscente della Bibbia o meno conoscente della Bibbia, se tu sei è teologo o non sei teologo, se tu ti sei convertito da poco o da molto tempo, questo tocca a tutti noi, è una cosa che abbiamo in comune e abbiamo allora anche in comune bisogno di restaurazione in certe aree della nostra vita. Dobbiamo riconoscere che alcune aree della nostra vita hanno bisogno di essere restaurate. In questa mattina voglio usare affinché noi tutti facciamo una grande riflessione sulla nostra vita, affinché noi possiamo riflettere veramente come si trova la nostra Gerusalemme, come si trova la nostra vita spirituale. Io non parlerò oggi di dottrine complicate, di temi polemici, non parlerò di cose difficili, ma oggi parleremo della restaurazione della tua anima in questa mattina. È importante che tu riconosca questo nella tua vita, che tu hai bisogno di restaurazione. Adesso mettiti davanti a Dio, non come il fariseo, ma sì come il pubblicano che diceva: abbi pietà di me, o Signore, povero e misero peccatore. Adesso è il momento di lasciare tutti i diplomi, tutta la conoscenza, tutta la nostra intelligenza, lasciare un po' da parte. Andare un po' giù adesso, andare un po' giù, riflettere un po' sulla restaurazione della nostra vita. Io voglio usare questo brano di Neemia per parlare della restaurazione della nostra vita in questa mattina. Come sapete bene, il re Nabucodonosor assede a Gerusalemme, porta con sé migliaia di prigionieri giudei in deportazione. 70 anni dopo, adempendo la promessa o la profezia fatta da Geremia, il re Ciro della Persia promulga la libertà dei giudei
dando loro il diritto di ritornare al suo paese, di ritornare alla sua terra natale, di ritornare in Gerusalemme. E Neemia, che serviva il re Artassesse in Susa, mentre questo succedeva, lui trova uno dei suoi amici, come abbiamo visto, trova uno dei suoi fratelli e gli chiede: come sta Gerusalemme? Come sta la nostra città? Come sta la nostra bella Gerusalemme? E lui risponde: Gerusalemme sta una rovina, le porte sono consumate del fuoco, le mura sono rovinate, alla fine grande miseria, distruzione totale. Allora Neemia, ricevuto questo messaggio, ricevuto questa informazione, ha iniziato un processo di restaurazione e di ricostruzione di Gerusalemme. E forse questa mattina alcuni di noi ci troviamo in questa situazione. Forse tu ti trovi adesso sotto l'attacco di Nabucodonosor. Forse Satana ha investito forte nella tua vita che ti ha abbattuto. Forse le situazioni della vita, i problemi della vita ti hanno messo giù e tu ti trovi adesso in rovina. Tu ti trovi adesso in una situazione di caos, di distruzione. Non riesci più a avere gioia nei culti. Non riesci più a trovare gioia nella comunione. Vieni in chiesa solo a volte per adempiere un'abitudine religiosa. Forse la morte di qualcuno nella tua famiglia ti ha abbattuto. Forse qualcuna situazione veramente problematica dove tu non riesci a uscire. Forse alcuni peccati che tu non riesci a smettere con questi peccati ti hanno abbattuto. Forse pratiche peccaminose che tu non sai mai cosa fare per uscire da questo, e questo ti vengono sempre nella mente. E questo ti ha abbattuto. Questo ti ha messo giù. Questo ti ha messo in rovina, così come Gerusalemme. E adesso è il momento di lavorare. Adesso è il momento di riflettere, adesso è il momento di sporcare le mani per la restaurazione. È il momento di lottare. È il momento di lottare adesso. Tu non puoi continuare così. Riflette bene nella tua vita. Tu non puoi continuare così. La restaurazione deve essere fatta. È il momento di fare così e iniziare la restaurazione. In questa mattina vogliamo insieme lavorare in questo, affinché la restaurazione sia fatta. Non possiamo continuare a fare finta. Per questo è importante, in primo luogo, riconoscere. Forse le persone non vedono la rovina che è la tua Gerusalemme. Forse le persone non vedono i muri bucati. Ma tu sai bene bene che dentro sta una rovina. E queste cose si stanno abbattendo, queste cose ti stanno portando giù. Adesso è il momento di smettere, è il momento di letteralmente togliere le mascherine. Abbiamo tolto le mascherine, togliamo le nostre maschere adesso anche. Fa vedere, fai come Naamà, togli il mantello e fa vedere la lepra che hai dentro. Così Naamà è stato curato. Non nascondere più la lepra affinché tutti vedano che va tutto bene. E così tu provi sempre di lavorare e ti sta battendo sempre. Basta! Adesso è il momento di basta. Dobbiamo iniziare la restaurazione e prendere esempio di Neemia. Vediamo qual era lo stato di Gerusalemme. Come si trovava Gerusalemme. Gli dice che quelli che sono rimasti nella cattività sono nella provincia in gran miseria e nell'umiliazione. Umiliazione e miseria. Allora, prima di iniziare la restaurazione della tua vita, tu devi, come ho detto, riconoscere in primo luogo che tu hai bisogno di una restaurazione. Perché chi non è malato non va dal dottore. Va dal dottore solo chi è malato. Allora tu devi capire che c'è una malattia qui affinché tu possa cercare il dottore. Noi dobbiamo riconoscere veramente lo stato di miseria in cui viviamo. Perché il nostro grande problema è che a volte noi ci compariamo non con la parola di Dio, ma noi ci compariamo uno con gli altri per sentirsi bene e dire: va bene, io ho questi problemi, tutti li hanno pure, tutti vanno avanti, nessuno li fa vedere anche, lo faccio anche io. E iniziamo a nascondere le nostre lepre. E può essere che nessuno vede davanti, è tutto bello, ma non sappiamo il dolore che viene causato ogni giorno
quando noi riflettiamo su questa situazione. Allora è il momento di prendere il tempo per adesso riflettere un po' in questa mattina, per riconoscere, lascia tutto l'orgoglio, lascia tutta la tua superbia in questa mattina. Veramente prenditi questo come un segnale, non che io vi sto dando, ma che la parola di Dio vi sta dando. È momento di ricostruire la nostra Gerusalemme. Se tu rendi conto la tua vita, forse stai passando dei problemi che non riesci a pregare, non riesci a leggere la Bibbia neanche, forse da giorni, da mesi, o quando li leggi, solo per un paio di minuti si addormenta, o la Bibbia ha dimenticato già tutto, o quando stai leggendo viene il telefonino, WhatsApp, pum, già è uscito la concentrazione, non c'è meditazione, non c'è riflessione, è Netflix che è diventato più importante. Per non confrontare i problemi, vado a guardare un film per 2 ore, così sparisco un po' la testa e sto un po' più calmo. Però non rendiamo conto che noi riempiamo in più la nostra testa, perché il meditare e riflettere che la parola dice non è solo un po' dimenticare per alcuni minuti, ma è prendersi del tempo nel problema, non lontano dal problema. Allora dobbiamo riconoscere questa malattia. Dobbiamo riconoscere questa miseria spirituale e questa umiliazione che stiamo passando davanti al mondo spirituale. Perché qui dice che la città è in miseria e nella umiliazione. Dopo dice anche che le mura restano in rovina. Le mura spesso sono la resistenza della città. Le mura venivano create per cercare la città e proteggere la città. E forse le tue mura hanno dei buchi, forse le tue mura hanno delle brecce. Tu hai dato breccia a Satana, forse, in alcune aree della tua vita. Forse ci sono alcune brecce che tu vedi il muro là, ma sono così piccole che ha dato posto per i topi. I topi possono entrare e distruggere alcune aree. E tu non ti fai tanto caso perché sono solo brecce. Se tu guardi da lontano, la mia città è ancora bella, le mie mura sono belle. Però affinché tu vedi questi buchi e queste brecce, tu devi andare vicino, tu devi andare nel problema. E così erano le mura di Gerusalemme e così sono le nostre vite a volte. Forse queste brecce sono quelle situazioni peccaminose che tu dici, ah dai, dai, solo una bugia. Almeno evito la discussione con il fratello. Ah dai, dai, solo guardare queste cose in Instagram, in Facebook. Ah, non è tanto male, solo guardare un po' le donne. E vai guardando, 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 alla fine tu vedi dove ti trovi. Voi sapete cosa sto parlando. Smettiamo di nascondere queste cose. Serve anche per le donne. Che guardano quello, i nostri occhi sono sempre centrati lì dove loro non devono essere. Noi diciamo no, è solo un buco piccolino. È solo una cosa piccola, non può essere tanto male. Tutti noi abbiamo queste cose. E allora dimentichiamo di chiudere questi buchi e diamo breccia a Satana. E questi buchi possono crescere. Per questo dobbiamo riconoscere questo. Non possiamo relativizzare più il peccato. Che c'è un peccato più piccolo, un peccato più grande. Peccato è un'offesa alla santità di Dio. Non possiamo cambiare questo. Adamo ed Eva hanno commesso un peccato solo e questo è bastato per essere buttati fuori dal giardino. Adesso perché relativizziamo i nostri peccati? Perché facciamo un po' così e non vogliamo guardare i nostri peccati? Perché abbiamo bisogno di restaurazione allora. Anche le porte, se vedete, le porte sono consumate dal fuoco. Prima il luogo principale, l'entrata, le porte. Se voi vedete dei film di guerra, quando gli nemici attaccavano un'altra città, il primo luogo dove loro venivano, a volte non lo so come si chiama, con un legno così grande, e davano boom, boom alla porta. E quando la porta veniva vinta, distrutta, era già quasi un segno di sconfitta.
quando il nemico riusciva a entrare per la porta, entravano e distruggevano tutto nella città. E qui dice che a Gerusalemme le porte erano bruciate da fuoco. Allora Gerusalemme non offriva più resistenza. Forse sei tu che non offri più resistenza al peccato. Forse il diavolo è venuto e ha dato le tue porte, le ha distrutto. E adesso tu non offri più resistenza. Il minimo dei peccati tu sei già dentro. Non pensa neanche due volte, neanche resiste un po'. No, no, Signore, non c'è già più questo. E quando c'è un po' un attimo, ok, va bene, dai. Entra nel peccato, perché le porte sono consumate dal fuoco. E l'inimico è entrato a distruggere e sta facendo distruzione nella nostra città. E noi stiamo guardando Netflix, stiamo guardando WhatsApp, stiamo discutendo cose senza senso, stiamo chiacchierando, stiamo solo girando intorno a noi stessi. Gerusalemme non aveva più queste porte sane, queste porte erano bruciate. Allora la resistenza era caduta. Alla fine di tutto noi vediamo che Gerusalemme si trova in una situazione di distruzione, umiliazione, una situazione brutta da vedere. Prima quella Gerusalemme che era forte, forse sei tu, prima eri forte, lottavi nell'inizio, il primo amore, cercavi il Signore con forza, potenza, e tutte queste cose, questo attacco dell'inimico ti sta forse raffreddando. Questi rovina, questi buchi, questi breccia ti hanno fatto un po' accalmare nella fede. E tu non ti rendi tanto conto perché tutti nella chiesa sono anche un po' così. E anche nelle altre chiese sono un po' così. È normale questo, fratello? No, secondo la Bibbia, no. Gerusalemme ha bisogno di restaurazione. Gerusalemme ha bisogno di riconoscere il suo stato di umiliazione, affinché tutto questo possa essere restaurato. E forse tu ti trovi in tutti quei casi che ho parlato adesso, forse tu ti trovi in uno di questi cose, o forse un paio. Allora abbiamo tutti noi bisogno di restaurazione. Il punto di partita è riconoscere il mio stato peccaminoso, è riconoscere lo stato che tu ti trovi affinché possa essere restaurato. Adesso vediamo insieme quali passi, quali metodi Neemia ha usato per la ricostruzione di Gerusalemme. E se tu ti trovi in questa situazione che ho detto, in questa situazione peccaminosa, forse non ho anche detto quello che tu passi oggi, ma forse tu hai riflettuto, forse lo Spirito ha parlato al tuo cuore e tu sai che ci sono aree che devono essere trattate, vogliamo vedere insieme a Neemia cosa dobbiamo fare. Chi vuole ristorazione dell'anima dice amen. Quattro persone, amen. Almeno quattro vogliono ristorazione. Vogliamo ristorazione nel nome di Gesù? Io sono sicuro che il Signore vuoi ristaurare la tua vita in questa mattina, non dopo quando uscirai di qua, adesso. E adesso è il momento di riflettere sulla tua vita. Vediamo adesso l'esempio di questo classico muratore, Neemia, che ha preso questa opportunità per ristaurare le mura di Gerusalemme. Nel verso 4 dici, così andiamo al verso 4 insieme, inizia così: quando udì queste parole, fin qui, già basta, abbiamo già abbastanza qui da parlare. Quando udì queste parole, allora il primo passo per la ristaurazione, dopo che noi abbiamo riconosciuto, il primo passo è udire. Il primo passo è realizzare, è capire, è avere le orecchie attente alla situazione in cui tu vivi. Tu devi in primo luogo udire con attenzione. Faccio un esempio. Spesso quando noi guidiamo la macchina e c'è un problema, fa qualcun rumore sulla ruota o sul motore, noi lo sentiamo questo, ascoltiamo e diciamo: ehi, c'è qui un problema, devo andare dal meccanico.
Però provate adesso a alzare il volume della musica al massimo. Mettete la musica al massimo e quando guidate, io sono sicuro che voi non vi rendete conto se c'è qualcun problema. Perché la vostra orecchia in quel momento è piena di altra cosa. Allora abbiamo bisogno di udire, abbiamo bisogno di avere attenzione nell'ascoltare. E molte volte questo udire, se voi ricordate la parabola del seminatore, com'era? Lui seminava anche per strada. La strada c'è un problema che è terra, ma è una terra così data dalle persone che camminano, i cavalli, animali, i carri. Allora questa terra diventa così dura che quando tu semini qualcosa non prende radice. E venivano gli uccelli e mangiavano. E questa volta è la nostra vita. Noi siamo così pieni, la nostra orecchia è così mazzata dalle persone, dalle società, dalle cose che ascoltiamo, che adesso è diventato duro. Il nostro cuore è indurito. Non riusciamo più a udire. Non riusciamo più a ascoltare con attenzione perché siamo pieni nella nostra testa. Allora abbiamo bisogno di udire. Abbiamo bisogno di porgere orecchio alla nostra situazione. Il secondo passo, quando dico questa parola, mi misi seduto. Aspetta, oh muratore, tu ascolti una notizia del genere e ti va a sedere? Come mai? Sai perché Nemia ha fatto questo? Perché lui non è come noi. Perché se sarebbe uno di noi, quando udì queste parole, ho preso la macchina e sono partito subito da Gerusalemme. Quando udì queste parole, ho preso il treno e sono andato subito a risolvere il problema. Perché così siamo noi. Noi vogliamo risolvere subito. Noi vogliamo già avere il problema risolto. E Nemia qui dà un esempio che lui, dopo che ha udito, che ha realizzato questo problema, lui si messe seduto. Perché lui si mise seduto? Perché allora Nemia, invece di prendere la macchina, il carro, l'animale, il cavallo, qualcosa che sia, invece di partire, risolve? Ma tu hai un problema, Nemia, perché ti vai a sedere? Perché Nemia ha visto che l'informazione che lui ha ricevuto era troppo forte. Era troppo forte. La notizia non era qualcosina piccola. Era distruzione totale, lui si mise seduto. Non è troppo forte la notizia dei tuoi peccati per te. Non è troppo forte la notizia delle cose che tu hai fatto fino ad oggi, anche dopo la conversione, sbagliatamente verso Dio. Andiamo a prendere il tuo storico sull'internet e vedere, fa vedere qui a tutti cosa tu hai guardato negli ultimi mesi. Non è troppa informazione questo per te. Allora non hai bisogno tu di sederti e riflettere veramente sulla tua vita? Tu pensi che questa è cosa poca? Tutta volta che tu hai aggredito la santità di Dio con i tuoi occhi, con le tue orecchie e con le tue mani. Non è tanta informazione questa? Non è una distruzione grande questa? Se non è, allora stiamo relativizzando il peccato. Allora il peccato è diventato cosa normale. Dobbiamo veramente sedersi in primo luogo, dopo aver capito perché la informazione è troppo grande. Allora io devo riflettere, non posso subito partire e andare a risolvere il problema senza sapere come. Io devo adesso conoscere veramente il problema. Spesso come noi, quando noi prendiamo le ferie anche, noi non prendiamo tempo per riflettere sulla nostra vita. Noi cerchiamo ancora più affari. Noi andiamo in vacanza o pensiamo a volte, un po' di vacanza, un po' di tempo. Ma cerchiamo ancora di meno il Signore nelle vacanze, anzi quando abbiamo la nostra vita qui a lavorare e così via. E nelle vacanze dimentichiamo tutto, cerchiamo persona e andiamo a fare questo, andiamo a fare quell'attività per far vedere su Facebook, su Instagram, su WhatsApp, quante cose abbiamo goduto, diciamo gloria a Dio che ci ha lasciato godere tutto questo. E non prendiamo un minuto per piangere, per riflettere, per fa un resoconto, per sedersi veramente e meditare sulla nostra situazione spirituale. La Bibbia dice che quando lui ha sentito queste parole, era il mese di Chisleu,
Kislev vuol dire nel calendario nostro tra novembre e dicembre. E quando lui ha iniziato la restaurazione fu nel mese di Nisan. Allora, quattro mesi per riflessione, 4 mesi per meditazione, 4 mesi per riflettere la situazione, per pianeggiare, per organizzare quello che doveva essere fatto, perché la opera era grande, perché lui aveva capito che la distruzione è stata anche grande. Allora prendi del tempo per vedere, fratello, chi tu hai ferito negli ultimi mesi. Qualcuno che tu hai creato amargura nel tuo cuore perché lui ti ha fatto un storto. Vai a cercare le persone che tu devi perdonare. Rifletti un po' veramente quei soldi forse che tu hai nascosto, quei lavori sbagliati che tu hai fatti. Rifletti veramente tutte le cose che tu sei andato a cercare su internet. Rifletti veramente le parole che tu hai detto, che tu hai offeso qualcuno. Fai un resoconto. A volte quando parliamo di soldi noi ci sediamo, allora è importante. Ci sediamo a tavola con tutta la famiglia e vediamo, i soldi non va, cosa dobbiamo fare? Andiamo da Swisscom, da Sunrise, vedere il telefonino, abbassare un po' l'abbonamento, qua non possiamo andare questo mese al ristorante, dobbiamo vedere come facciamo l'affitto, dobbiamo chiedere a quell'altro, il chef se dà un po' di soldi, allora noi ci prendiamo tutto il tempo, ci sediamo a tavola, ci organizziamo, in famiglia chiediamo aiuto, tu che sai del Dario come F-Sicherung, deve andare un po' giù adesso perché questo mese è difficile. Cerchiamo, prendiamo del tempo, ma perché non facciamo questo anche con i nostri peccati? Perché non ci sediamo a tavola e dire, moglie mia, cosa abbiamo fatto in questo mese? Come stiamo vivendo il nostro matrimonio in questo mese? Figli, come stiamo vivendo la nostra famiglia? Come sto io come padre? Come sto io come moglie? Come sto io come donna? Come sto io come uomo? Come sono io come lavoratore? Sto lavorando bene? Sto dando gloria a Dio nel mio lavoro? Come sto io come cittadino della Svizzera? O qualunque luogo che sia? Come sto mi comportando con i miei amici? Che tipo di amico sono io? Che tipo di fratello sono io? Che tipo di nonno, nonna sono io? Perché non riflettiamo su questa cosa? La nostra vita sta una rovina e noi andiamo avanti. Forse il matrimonio sta in rovina, andiamo avanti. I figli una rovina, andiamo avanti. Non ci rendiamo conto perché dai, ognuno ha i suoi problemi. Terzo passo. Quando di queste parole mi misi seduto, pianse e per molti giorni fui in grande tristezza. Qual è l'ultima volta che tu hai pianto per i tuoi peccati? O anche per i peccati degli altri? Che indifferenza allora stai vivendo? Non ti fa caso veramente che il mondo va in perdizione? Che le persone muoiono senza Cristo? Che le persone forse che tu conosci, che tu hai cambiato alcune parole, loro muoiono? E tu non hai parlato di Cristo? Tu non hai pianto per loro? O forse hai parlato un pochettino, dai, vieni in chiesa, accetta Gesù come tuo Salvatore. E finito lì. Non piangiamo per le persone, non piangiamo per le nostre situazioni, non piangiamo per il nostro matrimonio, non piangiamo per i nostri figli. La Bibbia dice che Giobbe faceva dei sacrifici per i suoi figli di notte, perché sapeva, la Bibbia dice che erano figli uniti, che andavano a mangiare a casa uno degli altri, perché c'era un padre dietro che piangeva giorni e notte per i suoi figli. E noi, i giovani, sai, è così, che devo fare, fratello? Lascia perdere. Quando sarà grande, i capogruppo giovanili li predicheranno e loro si converteranno, ci sarà un battesimo. Io darò gloria a Dio e risolto il problema. Perché mi devo sporcare le mani adesso che sono piccoli? È meglio che io gli do quello che loro vogliono, così
mi dicono: come sei bravo, Ru, mi piace stare con te. A noi piace sentire queste cose come genitori, che i figli dicono: ah, tu sei il migliore padre del mondo. E per questo allora diamo a loro solo quello che loro vogliono e non diamo a loro quello che loro hanno bisogno. Come fa il nostro padre? Siate sinceri, il nostro padre Gesù Cristo ti dà tutto quello che tu vuoi? E perché allora facciamo noi con i nostri figli anche così? Il tuo padre Gesù Cristo ogni tanto non ti dice così: no, questo no, qui non si va, si va in questa direzione. Questa direzione è sbagliata, Sara, non andare qui. Il nostro padre non dice questo, non ti esorta. La Bibbia dice, Ebrei 12, chi esorta, Dio esorta i suoi figli a chi lui ama. Alleluia. È per amore che lui ci esorta, affinché noi riflettiamo, affinché noi prendiamo del tempo per riflettere, e perché lui vuole che noi ristariamo la nostra vita. Lui vuole che noi ristariamo il nostro matrimonio, vuole che noi ristariamo la nostra amicizia, ristariamo la nostra fratellanza, la nostra comunione, i nostri figli, la nostra finanza. Tutto lui vuole restaurazione, e per questo lui ci esorta in questo. La Bibbia dice: se il mio popolo invoca il mio nome, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò del cielo, perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Alleluia. Allora riflette veramente, la tua situazione non ha bisogno di pianto, non ha bisogno di lacrima, ma non va a far vedere a tutti le tue lacrime. Non che sei sbagliato, eh? Piangere nel segreto, lì dove nessuno vede, lì dove nessuno ti darà un premio in quel momento e dire che bravo sei, lì dove tu piangerai per i tuoi figli, piangerai per la conversione dei tuoi amici, piangerai per la tua situazione, per le parole sbagliate che tu usi con i tuoi amici, le parole sbagliate che tu usi nella chiesa forse. È chiaro, noi usiamo sempre, ah, ma tutti noi pecchiamo, adesso dobbiamo sempre chiedere perdono? Io, sì, così deve essere. Dobbiamo chiedere perdono perché noi non riusciamo a non peccare. E Gesù è stato sacrificato proprio per questo, affinché noi andiamo da Lui a riflettere sulla nostra vita, affinché Lui possa portare la restaurazione. Amen. Quarto punto. Quando udì questa parola, mi mise seduto, pianse per molti giorni, fu in grande tristezza. Digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. Aspetta adesso, fratello. Tu vuoi parlare di digiuno con noi italiani? Noi che abbiamo la cucina più esuberante del mondo? Noi che abbiamo pasta, salsiccia, questo, quello, il sugo. Tu vuoi parlare di digiuno con noi? Dai, saltiamo a questo punto allora. La Bibbia dice che Neemia, per ricostruire, per restaurare, digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. Digiuno è diventato una favola. Favola, perché noi preferiamo stare a tavola. A tavola noi mangiamo, abbiamo mangiato, mentre mangiamo parliamo di mangiare. Impressionante. Siamo lì mangiando la pasta e diciamo, ma tu sai come la pasta è anche buona con i peperoncini, con la salsiccia, e la pizza che mia nonna fa, tu devi provare. Ma hai già mangiato in quel ristorante là? E siamo a tavola, parlando di mangiare, mentre noi mangiamo, perché non abbiamo niente altro da parlare. O è la cosa più importante allora, mangiare, perché la Bibbia dice che la bocca parla quello che il cuore è pieno, non quello che il stomaco è pieno. Allora dobbiamo far uscire quello che c'è nel cuore. Allora forse il tuo cuore è pieno di cibo. Forse la tua mente è piena di cibo. Forse per te la cosa più importante è mangiare. E Paolo dice, non avete casa per mangiare voi? Mangiare non è per saziare solo il mio volere. Noi mangiamo come degli animali, perché la nostra idea è solo saziare il mio. E Gesù sulla cena prese del pane, ha rotto il pane, ha saziato qualcun altro. Perché a tavola ringraziate solo il mangiare e non ringraziate la compagnia?
Iniziamo a ringraziare anche la compagnia che abbiamo, la comunione che abbiamo a tavola. Non solo il cibo, perché ringraziare per cibo, ho già visto degli animali a ringraziare per cibo. Cane che è stato addestrato per dire grazie Signore. E fa E dopo che lui ha pregato, il Dio, il padrone, dice adesso puoi mangiare, perché tu hai adempiuto la legge sarebbe pregare. E noi siamo come degli animali, andiamo a tavola solo per riempirsi e non godiamo a volte la comunione. Non godiamo a volte chi sta accanto a noi, che forse ha bisogno anche di restaurazione. Allora digiuno. Allora abbiamo bisogno di digiuno. E ricordando che il digiuno non è una pratica di rimanere solo senza mangiare, ma è una dieta dove io lascio qualcosa e mangio di altro cibo. Lascio cibo naturale, materiale, e mi alimento di cibo spirituale. Allora non porta niente se io faccio solo la dieta di non mangiare. Chiudo il mio stomaco e non mangio più niente e vado a fare tutte le altre cose come facevi prima. Non ha bisogno di preghiera, perché lui dice e digiunai e pregai davanti al Signore. Questo è digiuno e preghiera. E la domanda è: se tu hai riflettuto fino adesso, la tua situazione non ha bisogno di un digiuno? Riflette bene, fratello, sorella. La situazione in cui tu vivi non ha bisogno di almeno uno o due giorni di digiuno. Può essere anche un digiuno che tu mangi solo pane, forse, o bevi solo acqua. Ma di lasciare forse alcune cose che ti piacciono così tanto, che riempiono la tua mente, affinché tu possa prendere alcuni giorni. La tua situazione non è degna di un digiuno? Siamo sinceri. I tuoi figli non hanno bisogno che tu digiuni per loro? Il tuo matrimonio non hanno bisogno che tu digiuni per loro? Non hanno bisogno che la Chiesa, che tu digiuni per loro? I peccatori non hanno bisogno di un digiuno nostro? Allora riflettiamo bene, fratelli e sorella, sul digiuno e la preghiera. Ultimo punto. Digiunai e pregai al Dio del cielo. Allora non ci sarà mai, veramente non ci sarà mai restaurazione senza preghiera. Senza preghiera non ci sarà restaurazione nella tua vita. Allora abbiamo bisogno di pregare al Signore. Perché prima di iniziare l'opera, prima di partire a parlare con l'amica del mondo per dire «Ehi, io ho un problema», prima di sfogarmi con gli altri, io devo prima pregare al Dio del cielo, pregare all'architetto supremo, prima di chiamare ingegnere e dire «Dai, cosa facciamo qua? Come rialziamo le mura?» No, prima pregare, prima parlare con il muratore supremo, l'architetto supremo, l'ingegnere supremo, prima parlare con Dio. Gloria. La prima persona che tu devi, se tu vuoi sfogarti, sfogati, ma con Dio. Non vuol dire che non possiamo sfogarsi con le persone, per questo c'è la comunione anche, ma non in primo luogo. Ma non in primo luogo. È nella preghiera, parlando col Signore e ascoltando il Signore. Non è cercando su Google cosa si deve fare in questa situazione, è quello che facciamo. Ho un problema, cosa fare Google? Sempre su internet volere risolvere i nostri problemi. Arnold Schwarzenegger dice una frase molto conosciuta che mi piace. Secondo me è cristiana questa frase. Lui dice sempre così, molto conosciuto, Mister Olympia, Arnold Schwarzenegger, 7 volte campione mondiale di fisicoturismo. Lui diceva una frase, no pain, no gain. Io dico, questa frase è cristiana. Lui non lo sa, ma è. Senza dolore, senza guadagno. Non è cristiano questo. Senza dolore, senza guadagno. Io ho cambiato un po' questa frase. Io ho fatto adesso, no pray, no gain. Senza preghiera, senza guadagno. Se non c'è preghiera nella tua vita, non c'è guadagno. Se le tue ginocchia non sono muscolose come Arnold Schwarzenegger, se tu non stai esercitando le tue ginocchia, facendo un lavoro sulle ginocchia, né la preghiera
allora non ci sarà guadagno. Le anime non si converteranno, i tuoi figli non cambieranno, la tua comunità non cambierà, la città non cambierà, il tuo matrimonio continuerà così, perché non c'è preghiera. Le riunioni di preghiera parlano per se stessi. Le nostre riunioni di preghiera non è solo qui, in diversi luoghi. Le grandi avvivamenti che sono successi negli anni passati, nei secoli passati, sono stati segnati, veramente segnati per la preghiera. Le riunioni di preghiera erano quello che riempivano di più. La gente veniva a pregare insieme al Signore e sono oggi le riunioni che vengono meno gente. Le riunioni dove le persone non hanno tempo perché loro hanno a che fare. Loro hanno il loro affare, c'è la loro cosa, la preghiera adesso non è tanto importante, io faccio a casa mia e dopo dimentico, non lo faccio neanche, se faccio, faccio 15 minuti, è finito lì. Allora, no pray, no gain, senza preghiera, senza guadagno. Se tu vuoi restaurazione per la tua vita, adesso inizia a pregare, fratello. Adesso inizia a pregare, sorella. Adesso inginocchiati davanti a Dio. Cambia la tua vita di preghiera. Preghiera non è un attrezzo, una cosa, un accessorio che io mi aggrappo quando io ho un problema. Preghiera è un stile di vita. È un stile di vita. È dove io vivo pensando nel regno di Dio. È dove io prendo l'appuntamento con Dio. È un appuntamento che io devo prendere nel calendario e dire no, io ho bisogno di pregare. Noi passiamo giorni senza pregare e diciamo, vabbè, domani c'è il culto, vado, prego in chiesa. O qualcuno prega per me, è più facile. Dobbiamo riflettere. Abbiamo bisogno di restaurazione nella nostra vita di preghiera. Per concludere, guardiamo Neemia capitolo 6, salto alcuni versi. Neemia capitolo 6, verso 15, dice così: le mura furono portate a termine il 25° giorno di Elul, in 52 giorni. Allora, dopo la riflessione, dopo udire, dopo sedersi, dopo meditare, dopo parlare con Dio, dopo piangere, dopo digiunare, dopo 52 giorni, la restaurazione. Le mura di Gerusalemme erano innalzate di nuovo. La grande Gerusalemme è stata ricostruita. Se tu vuoi restaurazione per la tua vita, fratello e sorella, adesso hai bisogno di prendere questi punti, di prendere questo esempio di Neemia, perché Dio vuole chiudere tutti i buchi nella tua vita. Dio vuole darti resistenza in questa mattina, affinché tu non sia mai sempre messo giù dal peccato. Messo giù dalle situazioni, abbattuto senza gioia nel culto, senza gioia coi fratelli, senza gioia nella vita. Allora prendi del tempo. Io sono sicuro, se noi prendiamo questo esempio, lo Spirito Santo venirà in nostro intervento. Lui chiuderà i buchi, lui ti darà resistenza, risanerà la tua porta, lui ti darà forza per combattere affinché la tua città sia rialzata. Però ha bisogno di una cosa, ho detto nel principio, riconoscere in primo luogo. Ha bisogno che tu riconosca, ha bisogno che tu lascia tutte le altre cose che non sono tanto importanti e riconosca questo. E lascia Dio fare questa opera. Vai da Lui, allora tu devi andare da Lui affinché Lui possa innalzare questa tua Gerusalemme. Allora tu non sarai più motivo di vergogna, tu non sarai più motivo di umiliazione, tu non sarai così nel mondo spirituale che i demoni ridono da te, che fanno beffa di te perché dice: ma chi sei tu? Non ti ho mai visto pregare, non ti ho mai visto leggere la Bibbia, tu ti dici cristiano, guarda la tua vita. Si beffano di noi. Allora prendiamo posizione, sporchiamo le nostre mani, fratelli e sorelle, da oggi in poi. Smettiamo con queste cacchierate che a volte facciamo senza rendere conto e prendiamo veramente sul serio. Amen. Vogliamo ristaurazione, vogliamo pregare insieme adesso, vogliamo chinare i nostri capi, pregare il nostro Dio affinché Lui ti dia restaurazione, affinché questa costruzione inizi da adesso, affinché tutto ciò che è stato abbattuto nella nostra vita possa prendere adesso un punto di partita sulla restaurazione.
Preghiamo il nostro Signore per ristorazione completa.